Amici, bentornati su Pokémon Pocket. È passato un po' di tempo dall'ultima volta, allora che si dice? Avete trovato qualcosa di interessante da segnalarmi? Oppure, come me, non avete trovato niente? Fatemelo sapere qua sotto con un commento con i vostri ultimi ritrovamenti importanti o non importanti. In ogni caso, per quanto mi riguarda, sì, ho aperto qualche bustina. Nulla di grosso da segnalarvi, penso di aver trovato una full art rispetto all'ultima volta, ma non me la ricordo nemmeno più e quindi poi eventualmente sfoglieremo la raccolta, la collezione. Ma nel frattempo, un paio di giorni fa, è uscito un nuovo evento, ovvero le comparse massicce di Pokémon Fuoco. Andiamo a leggere velocemente il testo. Allora, è iniziato sì il 22 e terminerà il 28, quindi insieme all'evento Geni Supremi, mi pare si chiami, esatto. Andiamo con ordine e leggiamo il testo. Durante le comparse massicce di Pokémon Fuoco, nella pesca rara e nella pesca extra appariranno carte Pokémon di tipo fuoco. Ecco, qua vi devo dare una notizia, perché in realtà ho già trovato la carta principale, ovvero Arcanine EX. Vabbè, dopo ve la faccio vedere. Inoltre, nel corso dell'evento sarà disponibile un effetto aggiuntivo ottenibile tramite scambio. Ok, questo non l'avevo visto, non ci avevo fatto caso. Durante l'evento ci saranno missioni in cui sarà possibile ottenere dei buoni in negozio tramite la pesca misteriosa e alcune carte. Per ulteriori dettagli consulta la schermata delle missioni. Va bene, eccolo qua, l'Arcanine che ho trovato. Dove si trova appunto, come recita il testo, nella pesca extra. Qua. E sì, sono riuscito alla prima botta a trovare Arcanine. Mentre la pesca extra, adesso la facciamo subito perché non l'ho ancora eseguita quest'oggi. Qui. Vediamo. Ok, va bene, va benissimo. Nessun problema. Anzi, andiamo anche con una pesca rara perché no, tanto posso recuperare questi. Vai, l'energia. Vado bene tutti, credo, fuorché Arcanine, insomma, un altro. Qui. Ma io perché non sto zitto nella mia vita? Ma è possibile una cosa del genere? Ma perché non sto zitto? Perché? È l'unica carta che ho trovato dell'evento. Perché Moltres e Charmeleon e Ninetales, non mi ricordo se li ho già. Mi sembra di no, onestamente. Ma che sfiga! Ma una... Ma c'erano 5 carte, ho beccato l'unica... Andiamo avanti. Allora, oggi tra l'altro non credo che farò la sbustata con le Clessidre, insomma, per aprire 10 buste, perché le voglio tenere. Tra l'altro tra poco dovrebbero anche uscire dei nuovi eventi sostanziosi, intendo più rispetto a questo qua delle comparse massicce, e quindi non si sa mai... Meglio tenerli da parte. Vabbè che le buste non so se cambiano. Vabbè, in ogni caso, oggi no. Oggi no. Però apriamo, se non altro, le 4 bustine. Quelle in regalo. Ne posso aprire 4. Quindi ne apriamo 2 adesso e 2 a fine episodio. Io vado sempre con Mewtwo, anche perché vorrei trovare tipo Articuno. Ancora non sono riuscito a trovarlo. Abbiamo la solita bustina girata. Non capisco perché è girata, ma ok. Zubat, Rhyhorn, Lilligant, Grimer, che se non altro è nuova. Electros. Electros non penso sia nuovo. No. Infatti non me lo segna nemmeno. Va bene. Ah, giusto, dopo devo anche controllare il negozio per capire qual è questa nuova aggiunta dell'evento. Guarda, andiamo avanti. Prendiamo un'altra. Articuno l'ho trovato, sì, però non questo, intendevo. Vabbè, EX. E Pinsir, va bene. Nulla di incredibile, anche perché è tutto doppio, letteralmente. D'accordo. Allora, cosa faremo oggi? Io direi che... possiamo continuare con il discorso CPU. Quindi combattimenti CPU. Poi quando avrò finito questi, quando vi porterò gli episodi, beh, faremo combattimenti online. Ho anche creato un mazzo Marowak da lanciare la moneta, ma io con il lancio della moneta
lasciamo perdere, non ho un buon rapporto, non mi piace il discorso moneta, voi lo sapete se mi seguite soprattutto sui social, mi raccomando seguitemi anche su Instagram. Detto questo, riprendiamo con la lotta per gradi livello avanzato. Avevamo sconfitto il mazzo Venusaur e quello Charizard. Blastoise adesso. Quindi, scegliamoci, beh, direi Elettro, anche se non è un mazzo a cui ho messo mano, è quello automatico. Però di qua a tema... Ma. Allora amici, onde evitare di farvi perdere tempo, ok? Vi ho tolto tutta questa parte perché ho fallito. Per la prima volta, mi pare, ho perso una partita contro la CPU. Devo dire che la cosa non mi stupisce più di tanto, visto il vomitevole mazzo Elettro di cui dispongo. Ok, è stato fatto in modo automatico, ma fino a questo momento più o meno ce la siamo sempre cavata, no? E qua ho paura che anche riprovandoci non riuscirei a vincere. Faccio fatica addirittura a sconfiggergli un Pokémon. Sono riuscito solamente con Raichu, consumando però le tre energie, e poi sono stato demolito da Blastoise. Quindi non lo so, non ho carte di tipo elettro decenti, veramente forti, tipo Zapdos. Per cui a questo punto, sapete cosa? O utilizzo il mazzo a tema Wigglytuff, che ha comunque, se non mi sbaglio, delle carte di tipo elettro. Oppure vado con il mio mazzo di Mewtwo, quello che utilizzo, insomma, per i combattimenti online. Il migliore, in teoria, che ho. Anche se mi manca un Gardevoir per farlo girare un pochettino meglio, perché solamente con uno è un po' tosta. No, vediamo, proviamo. Due obiettivi comunque li ho completati, non ho visto quali, ma due li ho fatti. Probabilmente qualcosa che riguarda attacchi di tipo elettro, così. La moneta rimane... uno schifo per me, ragazzi. Cioè, io veramente... Mamma mia, che schifo di mano. Vabbè, facciamo così. E la moneta rimane la mia bestia nera. È una cosa che non sopporto di questo gioco. L'ho già detto in passato e anzi, vi ho già detto che non è questo certamente uno dei miei giochi di carte preferito. Anzi, direi che è uno di quelli che preferisco meno. Ciò non toglie che io comunque mi diverta a portarvi il contenuto, ad aprire le buste. Sì, per carità... Però si basa fin troppo, secondo il mio punto di vista, sui lanci delle monete. Troppo, troppo, troppo. Poi, boh, sarà sfortuna perché tanto è per forza quello. Però veramente io ho una sfiga. Quando lancio io la moneta sembra una frase detta tanto per dire. Ma vi assicuro, ho creato un mazzo Marowak. Marowak, sapete, no? Per fare 80 danni devi fare una volta a testa, lanci due volte, fai 160 di danni. Avrò lanciato 50 volte le monete, non mi è mai capitato doppia testa, mai, e spesso e volentieri mi avrebbe fatto vincere la partita online contro altri giocatori, mai successo, sempre al massimo una volta, basta. Gli altri invece non si capisce come lanciano con, come si chiama, Misty, la moneta, fanno tipo 5-6 volte testa di fila, assegnano 6 energie al primo turno ad Articuno e vengo sfondato brutalmente. Vabbè, comunque inutile lamentarsi, ma si fa per parlare, chi se ne frega. Adesso andiamo avanti, giochiamo e vediamo quante botte prendiamo qua, perché non è mica detto. Sì, ho messo l'energia su Jinx piuttosto che su Mewtwo, forse sbagliando. Jinx però è molto buono come Pokémon se parte subito in prima posizione. È molto buono, molto fastidioso secondo il mio punto di vista. Da subentrato forse un po' meno utile, ma vabbè. Allora, facciamo così. Facciamo così. Vabbè, Articuno non lo sta nemmeno caricando. Allora noi possiamo approfittarne e mettere l'energia su Jinx. Usiamo ricerca accademica. Speravo di pescare velocità per poi cambiare Meo, ma no, non ancora. Vediamo se riusciamo a pescarla adesso. Boom. Pesca, pesca, pesca. Giovanni. Ah, Giovanni. Mio nonno si chiamava Giovanni. Però non mi servi molto adesso, Giovanni. Senza offesa? E dai. Allora, abbiamo doppia pozione. Non credo sia molto utile. No, no, facciamo così adesso. Ritiriamo Meo. Peccato perdere un'energia in questo modo.
quando avrei potuto pescare velocità, vero? Gioco. Usiamo Giovanni, se ce la faccio, grazie. D'accordo. E attacchiamo. Quanti Pokémon ho sfondato con Jinx, non avete idea. Ecco, Jinx è molto utile contro Pokémon a cui hanno assegnato tanta energia. Chiaramente. Velocità X adesso mi serve a poco, ma grazie. Gardevoir non lo pescheremo mai. Anche se ci sono solamente 4 carte rimanenti. Pozione, recuperiamo. E meniamo. Vai. Ok. È comunque già un'altra partita rispetto a quella di prima, perché prima con qualsiasi Pokémon mi sfondavano i miei Pokémon. I suoi avevano mediamente tutti più vita e più attacco, quindi era davvero un combattimento impari. Non sarei mai poi mai riuscito a vincere. Ricerca accademica. Ah, Gardevoir. È un pescato. Mamma mia. Kirlia. Una bella porzione. Pocione. Poi questa la mettiamo su Mewtwo. Ma per il momento ancora non cambio. Ancora no. Assegniamo un'energia, così poi dopo la ritiriamo. Ancora più easy. E facciamo così. Ok. Chi ci butti? Ma tra poco arriva Blastoise, eh? Forse adesso addirittura. Beh, però non ci attacca. C'ha Surf, sì. Surf, sì. No. Ah, sì, ok. 40. Avevo letto male, pensavo 60. Bene. Un bel attacco se lo merita, eh. Assolutamente sì. No, non mi conviene utilizzare Sabrina. Vabbè, questo usiamo. Sì, usiamo perché per forza. Sì, voglio comunque colpirlo. Visto che gli facciamo un po' di danno. Ah, giusto, ho già fatto. Vai. Non ho più carte da poter pescare. Le ho pescate tutte. Bene. In questo modo ci assicuriamo il KO con Mewtwo poi. Perché avendo 180 di vita, altrimenti sarebbe stato problematico. Bene. Un punto comunque glielo concediamo. Ok. Voi se notate errori grossolani che io commetto durante queste partite anche con questo mazzo, fatemelo sapere. Mi raccomando, perché sto comunque sempre imparando. Non si finisce mai, tra l'altro, di imparare, quindi figuratevi. Psicombra. Questo. Psicomotor. E boom. Ok. Vinto. Easy. Giusto, me l'ho anche dimenticato che avevamo già un punto. Fantastico. Ok. Sappiamo che possiamo contare su questo mazzo qua quando eventualmente le cose si faranno ardue. Nuova lotta sbloccata, mazzo Pikachu EX. Vediamo. Beh, in realtà ho appunto il mazzo Marowak che si potrebbe anche provare. C'è scritto mazzo Sandslash, ma non fateci caso, non ho cambiato il nome. Perché no? Eccomi, scusatemi, ma mi sono dovuto soffiare il naso. Che ci posso fare? Allora, partiamo noi. No, o parte l'avversario. Inizi tu. Partiamo noi, avevo visto bene, sì. Non so se è un sentimento condiviso, ma io in questo gioco odio partire, perché chi parte per me non ha grossi vantaggi. Ha decisamente più vantaggio il secondo nel poter subito assegnare un'energia ad un Pokémon e quindi ad attaccare per primo potenzialmente. Che scatole. Volevo partire per secondo. Vai. Pazienza. Non fate troppo caso a questo mazzo, che è un mazzo creato abbastanza a caso. Lo dimostra Kangaskhan. L'avevo inserito più che altro così, per divertirmi, visto che anche con lui si può lanciare una moneta. Ed essendo un mazzo che in teoria si basa sul lancio monete, quindi sulla fortuna,
ce l'ho messo. Però so già che quando in qualche modo lo manderò all'attacco, beh, rimarrà lì finché non creperà, perché per ritirarlo servono 3 energie, un pelino troppe. Allora, questo lo usiamo, perché no? Via, leva le carte, ripescale. Maledetto. Anche se non so se ti ho fatto un piacere o meno. Giorno di paga. Fammi pescare, dai, un Cubon. Quasi. Ecco, il mirino magari mi serviva prima. Grazie. Quella fa paura. Odio Pikachu, mamma mia quanto lo odio. Benissimo. Direi che anche in questo caso non lo so come andrà a finire, vedremo. Però di sicuro potrei avere dei problemucci, soprattutto se non mi escono le carte, che devono uscire, è chiaro. Ma si usa, non mi interessa. Fantastico. Lanciamo moneta! Attenzione! No, è impossibile. Impossibile. Poi, vabbè, non cambiava molto, perché comunque anche con una volta testa avrei dovuto colpire un'altra volta dopo. In ogni caso, vi dico solamente questa cosa qui. Non so chiaramente quante volte in totale avrò lanciato le monete con Marowak, perché l'ho anche utilizzato questo mazzo in multigiocatore. Vi assicuro, vi garantisco che 50 volte, 60 volte, insomma, che ho lanciato la moneta, non è mai successo che mi sono uscite 2 volte testa di fila. Mai. Mai successo. E sapete quante partite ho perso per questo? Tantissime, perché magari eravamo uno contro uno con Marowak contro Mewtwo, facevo 2 volte testa, avevo vinto. Fine dei giochi. Mai avvenuto, ragazzi. Non lo so perché, ma è così. Avrò una sfiga addosso con questo lancio moneta che è impressionante. Adesso mi vengono contro la CPU, ma chi se ne frega? Io le voglio in multiplayer, queste cose. Quanto mi diverto a lanciare la moneta. Voi non avete idea. Che diavolo, ma si può? Ci sono 8 carte. Maledizione. Cambia. Bravo. Basta farlo una volta, ecco, grazie. 2. Com'è possibile? Come? Quando non serve a niente escono. Chiaro. Poteva lasciare Pikachu allora. Gli facevo un bel 60 di danno. Non era male. Adesso ci fa un bel po' di male. Dai però, mamma mia. E dammi sto Cubon. Oh, salvaci. Sì, va bene. Dai, tento il tutto per tutto, vediamo. Meglio di niente. Ecco, prossimo turno. Se riusciamo a fare testa una volta, in teoria. No, in teoria. Abbiamo vinto. Però solo nel caso di testa. Ci affidiamo alla fortuna e al caso. Che bel mazzo. Che bel mazzo, bellissimo, vero? Io sto gioco lo odio. Lo odio con tutto me stesso, ragazzi. Non avete idea di quante volte questa cosa mi è successa. Sempre nel momento decisivo, non riuscire mai a beccare una volta a testa è veramente clamoroso. Clamoroso. Adesso vediamo, è un secondo tentativo. Se non mi esce testa, disinstallo il gioco, E qui lo dico e lo faccio, Adesso vediamo. Vediamo cosa succede.
Ok, il gioco è salvo. Mamma mia, quante partite ho perso così. Quante ne ho perse così. Ma si può, cioè, si può affidare la vittoria o la sconfitta delle partite al lancio di una moneta? Non si può vedere. Vabbè. Ok. Nuova lotta sbloccata. Mazzo Mewtwo EX. Allora, questo dovrebbe essere... Sì, intanto qui ho completato solamente un obiettivo, ma chi se ne frega dell'obiettivo. Sarei quasi tentato di utilizzare il mio mazzo Mewtwo. Mewtwo contro Mewtwo. Sto già pensando al titolo del video. Mewtwo contro Mewtwo. Quindi è per questo che ho scelto il mazzo Mewtwo. Molto sensato, vero? Decisamente. Avete assolutamente ragione. Partire con Mewtwo EX in prima posizione non credo che sia la scelta migliore, però boh, facciamolo. Intanto già il fatto che parto per secondo non mi dispiace. Porterà sicuramente fortuna. Kirlia. Che non posso ancora... Sì, giusto. Inutile che provavo. Primo turno non si può evolvere nulla. E niente, fine. Fine turno. Ci becchiamo una sberla. Tac. Come osi tirare una sberla a Mewtwo? Fammi capire. Eh? Pokéball. Psicosfera. Attenzione, Clefable. Ah, lo switch, eh? comunque, fa un bel po' di male anche questo Raticate, eh? Con i suoi 40. Attenzione, com'è possibile? Ci sono troppe carte. È già arrivato Gardevoir. Mi sembra assolutamente strano come cosa. Sicombra. Facciamo così. Ma io sono per andare con psicomotore. Ma sì, cattivi, cattivi. Era fastidioso. Slowpoke. Scelta in realtà per noi buona. Se non metteva Slowpoke, lo tiravo dentro con Sabrina. Il suo Clefable. Vabbè. Che comunque. Mm-hmm. Diciamo che sembrerebbe che il nostro mazzo Mewtwo sia leggermente migliore del suo. Lo so, potevo mettere un altro Ralts per vedere di arrivare ad ottenere un altro Gardevoir, ma vi do una notizia, ve l'avevo già detto. Ho solo un Gardevoir nel mazzo, quindi... Non vi era alcuna possibilità. Ah, mi fai vincere così? Senza neanche provarci? Ok. Anzi, butta dentro quel Mewtwo. No? Addio. Mim. E andiamo a vincere. Bene. Vittoria. Adesso apriamo le due buste restanti. C'è un altro combattimento. Pensavo fosse finito. Ah, ce ne sono 7. Ok, c'è anche scritto qua. Va bene, va bene. E finiamo la prossima volta. Qual è il problema?
Nessun problema. Livello 18. Riapriamo altri due pacchetti. Sì, lo so che posso aprire le buste di espansione. Grazie, sono qui apposta. Gira la ruota. Tic. Qui. Qui. Pinsir, Weedle, Scyther, Rattata, Hunter. Nuova. Ah, due nuove. Anche Weedle mi mancava, ok. Continua la striscia negativa di pacchetti. Prendiamo subito il primo. Koga, Eevee, Salazzol, Dratini e Rapidash. Mamma mia, mamma mia, mamma mia. Per oggi basta, vi accontentate, va bene? Allora, qui cosa abbiamo? Missioni a tema, spasso per canto. Ok. Non male. In ogni caso, amici, è stato un piacere. Ci vediamo in un prossimo episodio di Pokémon Pocket. Stavo guardando se per caso c'era qualcosa qui. Proviamo questo Dragonite impossibile. Sarebbe una piccola consolazione, quantomeno. Yes! Oh, almeno non arrivano dalle bustine, ma dalla pesca misteriosa, se non altro. Di recente sono stato abbastanza fortunato. Ah, questo è un bel colpo, mi piace. Mi piace. Grazie Andrea, gentilissimo. Mi raccomando, ricordatevi che se volete potete abbonarvi al canale, ma lo sapete di già di sicuro. E se siete abbonati, inviatemi la richiesta d'amicizia. Ok? Mi raccomando, così possiamo fare cose, anche perché tra poco dovrebbero sbloccarsi gli scambi, il che potrebbe essere interessante, magari riuscirò ad avere qualcosa di decente, visto che non posso contare sulle buste. Detto questo, ciao, ci vediamo la prossima volta. Ah!